Ciao a tutti, come chiesto da alcuni di voi, oggi andiamo a fare una pratica di yoga insieme completa. Andiamo quindi a prenderci un momento per noi per risintonizzarci con il nostro corpo, allenarci e sentirci. Se avete voglia di sostenermi, sostenere il mio lavoro e questo canale, basta che vi iscriviate cliccando il bottone iscriviti e accanto al bottone iscriviti la campanella delle notifiche. Zompate sul tappetino che iniziamo subito. Bene, oggi iniziamo a pancia in giù, quindi semplicemente ci andiamo a sdraiare piano piano, portiamo la pancia a contatto con la terra, portiamo la fronte a riposare sulle mani, una sopra l'altra, il dorso dei piedi per il momento si riposa, andiamo giù e ci rilassiamo qua un secondo. Andiamo a sentire bene il corpo che aderisce a terra, percepiamo i punti in cui tocca il nostro tappetino. Sentiamo di poterci rilassare in quei punti, di poterci lasciare andare. Cominciamo a sentire il corpo, a predisporlo per questa pratica. Facciamo magari dei piccoli, piccoli movimenti per sentirci meglio, magari dei piccoli no con la testa, dei piccoli movimenti a destra e a sinistra dei talloni. Rilassiamo le spalle e soprattutto respiriamo. Cominciamo a portare il respiro solo a livello delle narici, del naso. Sentiamo la gabbia toracica e la pancia che espandendosi premono contro il tappetino, contro il pavimento che ci sorregge. Lasciamo andare i pensieri fuori da questa stanza per questo tempo che ci siamo concessi. Bene. Appoggiamo i piedi sulla punta adesso e andiamo a rendere un pochino più ampio il movimento dei talloni, quindi il bacino leggermente segue questo movimento. E leggermente anche la fronte, la testa, quindi quando il bacino vuole guardare a sinistra, anche la testa si sposta leggermente a guardare a sinistra e viceversa. Leggero, comunque morbido, giusto per sentirci meglio, sentiamo il peso che si sposta da destra a sinistra. E poi torniamo al centro, scivoliamo con le mani vicino alle spalle, forti nel centro, andiamo morbide verso Balasana, posizione del bambino. Le ginocchia per il momento parallele, ci andiamo semplicemente a sedere sui talloni e ci portiamo giù, la fronte che riposa a terra, gli avambracci che riposano a terra, anche qui possiamo sentire la gabbia toracica che si espande contro le cosce. E cominciamo a scaldare la colonna camminando con le mani verso sinistra, allungando bene il fianco destro. Camminiamo, camminiamo, come se il braccio destro volesse andare ad afferrare qualcosa a sinistra. Allunga il fianco, il collo rimane rilassato. Ancora un qualche respiro qua. Allunghiamo il fianco, sentiamo il respiro che riempie il polmone destro, sentiamo l'espansione del nostro fianco, la creazione di spazio. Bene, e torniamo al centro. Inspiro, espiro, mi abbandono un secondo al centro. E poi inspiro, comincio a camminare dall'altra parte. E poi espiro, mi abbandono. Qualche respiro qua. Morbidi. Il braccio sinistro cerca l'allungamento.
cerchiamo di respirare nel fianco sinistro. Con il respiro aumentiamo ancora di più il nostro allungamento. La testa è morbida, il collo è morbido. Ancora qualche respiro. Bene. E piano piano torniamo al centro, questa volta appoggiando le mani sui polpastrelli. Allarghiamo anche leggermente le ginocchia per fare più posto al nostro torace, che si vuole piano piano aprire verso il basso. Magari arriviamo con la fronte a terra, magari no. Allunghiamo, ci possiamo rimanere sospesi oppure toccare con la fronte a terra. Non c'è tensione nelle spalle, semplicemente stanno lavorando, come se le ascelle volessero andare a toccare terra. Creiamo ampiezza nel petto. Possiamo anche allargare un po' le mani e trovare se ci troviamo più comodi qua. Non vogliamo creare tensione, vogliamo cominciare ad aprire. Ancora qualche respiro. Bene, e torniamo indietro, questa volta srotoliamo la colonna, ci troviamo seduti sui talloni, uniamo le ginocchia e andiamo a creare un pugno dietro la schiena, inspiro e apro. Bene, ed espiro, mi lascio andare. E inspiro, apro. Espiro, lascio andare. E per l'ultima volta lo sterno si orienta leggermente verso il cielo. Non andiamo mai a chiudere la cervicale, rimaniamo lì. Ed espiro, lascio. Bene, da qua le mani vanno davanti a noi, passiamo dalla quadrupedia. E da qua puntiamo i piedi e andiamo a mettere dove abbiamo le mani un gomito e l'altro. E da qua andiamo ad allungarci nella posizione del cucciolo disteso, del cucciolo. Andiamo bene con il sacro verso l'alto e anche qui sentiamo il lavoro sulle spalle, l'apertura del petto. Se la fronte non arriva a terra, non importa, possiamo anche rimanere un pochino più su. Ascoltiamoci. E stiamo qui qualche respiro. Sentiamo il radicamento nelle mani, nelle ginocchia, nei piedi. Sentiamo il petto che si apre, la zona del cuore. Sentiamo il respiro. Bene. E da qui vado piano piano a portare il peso in avanti. Allontano leggermente un ginocchio e poi l'altro. E andiamo a portarci verso il basso con la pancia, ci troviamo nella sfinge. Il dorso dei piedi si appoggia a terra, controlliamo di avere i gomiti sotto le spalle, sia a destra che a sinistra, e di non crollare, vogliamo stare bene verso l'alto con le spalle aperte, col collo rilassato, il coccige che punta verso il basso. Bene, qua apriamo. Andiamo ad allungare bene i piedi indietro. Sentiamo un attimo questa posizione, che cosa ci dà. Se abbiamo qualunque tipo di fastidio, usciamo dalla posizione. Non dovremmo sentire fastidio a livello dei lombi perché non lasciamo i glutei morbidi, ma li portiamo leggermente verso il basso. In questo modo creiamo lunghezza a livello della lombare. Da qua inspiro, espiro, come se dicessi sì, chino il viso verso il basso e poi inspirando riporto su ed espiro, abbandono. Non perdiamo l'apertura nelle spalle, l'ultima volta inspiro ed espiro, viaggio indietro. Avvicino un ginocchio, avvicino l'altro, dove ho i gomiti torno a mettere le mani, mi trovo in quadrupedia,
polsi bene sotto le spalle, ginocchia sotto le anche. E cominciamo a fare un gatto mucca. Anche qui morbido, ascoltandoci. Quando inspiro, lo sterno si apre leggermente in avanti. Il coccige cerca il cielo e lo sguardo viene in avanti. Quando espiro, chiudo. L'ombelico va verso la colonna, il coccige verso il basso, la corona della testa verso il basso. E poi inspiro, le spalle ruotano indietro, creo spazio in avanti, inspiro, riempio. Ed espiro, mi chiudo. E inspiro, apro. Ed espiro, chiudo. Bene. E adesso torniamo un attimo neutri. Andiamo a staccare la gamba destra. Andiamo a portare il piede a punta e a portare la gamba verso l'alto. Troviamo il nostro equilibrio senza spostare troppo il peso a destra. Da qua proviamo a vedere se riusciamo a staccare la mano sinistra e andare piano piano ad aprire la zona del cuore e andare ad afferrare il piede. Non da fuori, ma da dentro. Lo afferro e posso rimanere qua cercando apertura, oppure piano piano provo a calciare il piede verso l'alto ed aprire ancora di più. Non richiedete niente al vostro collo, rimane morbido. Tenete bene la spalla aperta, respirate. Non cercate un'eccessiva apertura, cercate l'equilibrio fra ciò che è piacevole, ciò che vi crea disequilibrio. Trovate il vostro punto perfetto e lavorate lì respirando, ancora un paio di respiri. Sentite bene il respiro. Inspiro ed espiro. Ritrovo il pavimento con la mano e col ginocchio. Inspiro e per equilibrare questa apertura, espirando, faccio la gobba del gatto. Bene, inspiro, torno neutra. E adesso andiamo a lavorare dall'altra parte, quindi è il piede sinistro che si stacca, il piede bene a punta. Troviamo il nostro equilibrio bene al centro e poi la mano destra si stacca e cerca il piede. Possiamo anche non arrivare al piede, in quel caso rimaniamo qui a cercarlo. Se arriviamo lo afferriamo, non dall'esterno, apriamo bene la spalla e possiamo rimanere qua. Oppure col collo morbido andare ad aprire. Anche poco, cerchiamo equilibrio, stabilità, radicamento nel piede, nel ginocchio, nella mano. Apriamo il cuore. Trovate la giusta, il giusto compromesso fra quella sensazione che magari volete provare di sfida con voi stessi e la voglia di stare sempre in un posto dove è piacevole, dove non vi fa male, dove scoprite nuovi limiti. Inspiro, espiro, lascio, ritrovo il pavimento con la mano e col ginocchio, inspiro ed espiro, mi chiudo nel gatto, ritrovo equilibrio. E inspiro, torno al centro. Bene, da qua vogliamo andare ad aprire, inspirando la gamba destra, la stendiamo, portiamo il piede in linea con il ginocchio sinistro, apriamo il piede sinistro di modo che la tibia sia parallela al lato corto del tappetino e andiamo da qua a trovarci in questa posizione di apertura. Possiamo stare sui polpastrelli o meglio sulla mano. Bene. Da qua troviamo questo allineamento e come abbiamo già fatto in un'altra lezione, quando inspiro apro, quando espiro come se cercassi la terra e anche un po' oltre chiudo. Quando inspiro apro, quando espiro chiudo. E ancora uno, inspiro
Adesso inspirando, cerchiamo altezza col ginocchio. Lo afferriamo un secondo, stiamo qua, apriamo. Bene. E poi lasciamo anche il ginocchio e proviamo a raggiungere il piede. Possiamo fermarci qua. Semplicemente apriamo leggermente, ma già la posizione ci porta ad essere aperti. Rimaniamo qui qualche istante ad ascoltarci, il collo come sempre libero, morbido, trova la posizione dove non è sotto sforzo e respiriamo. Non pensate alla forma, pensate di trovare un'apertura. Siete stabili sulla vostra mano, sul vostro ginocchio e sul vostro piede, la punta del vostro piede. E poi piano piano tornate. Inspiro. Espiro, appoggio la mano accanto all'altra. E torno al centro. Bene. Ci prepariamo a fare dall'altra parte. Quindi quello che andiamo a fare è andare a portare la gamba sinistra a stendersi, piede sulla linea dell'altro piede, apriamo e andiamo su, in ed è schiudo, morbido, inspiro ed espiro. Ascoltate bene il movimento, non cadete in questa spalla, ma questa mano preme bene terra, inspiro ed espiro. Bene. Adesso quando apriamo anche il ginocchio si alza, apriamo l'anca e afferriamo un secondo il ginocchio. Anche qui non pensate di dover fare niente di particolare. Sentite la posizione, potete anche muovere un po' il piede. Bene. E da qua andate a prendere, se potete, il piede e ad aprirvi. Anche qui non cercate niente di particolare. Questo piede dietro è facile perdere il radicamento, quindi portate bene le dita in appoggio, io l'avevo perso, e andiamo da qua. Bene. Sempre importante cercare bene i punti di radicamento. E rimaniamo qua in apertura qualche istante. Bene. Torniamo piano piano. Cerchiamo la terra, ci riappropriamo della nostra posizione in quadrupedia, ci riallineiamo, sosteniamo bene con l'addome la posizione e poi espiro, gatto. Inspiro, mucca, apro. Espiro, chiudo. E inspiro, apro. Espiro, chiudo. E l'ultimo inspiro, apro. Espiro, chiudo. Bene, torniamo neutri al centro, sosteniamo con l'addome la posizione, rimaniamo qua un secondo ad ascoltarci, a sentire bene la distanza fra il coccige e la corona, lunghi. Sentiamo bene i punti di radicamento, cominciamo a sentire bene le mani, dita larghe a terra, peso ben distribuito e andiamo piano piano a entrare nel nostro primo cane a faccia in giù, quindi il peso viaggia indietro, le mani cominciano a spingere in avanti, possiamo anche allungare un po' se ci sentiamo corti, solleviamo le ginocchia, possiamo anche rimanere qua, lo sappiamo, con le ginocchia flesse e i talloni sollevati. Allargare magari un pochino i piedi se abbiamo difficoltà e oppure possiamo stendere le gambe. L'importante è avere la colonna in allungamento, il sacro che vuole andare verso l'alto, le spalle larghe, 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 il più larghe possibile. Bene. Da qui il piede sinistro viene un pochino al centro. E inspiro, porto verso l'alto la gamba destra, mi ascolto, apro l'anca per portarla forse un pochino più su. Qualche respiro qua, faccio cadere il tallone verso il gluteo. Bene.
poi il tallone scende, torna di nuovo in sede, il ginocchio avanza, il tallone dietro si alza e la gamba va a stendersi allungandosi verso sinistra, il piede va verso vicino alla mano sinistra. Da qua giro il piede dietro, parallelo al lato corto del tappetino e mi apro verso l'alto. Inspiro, espiro, torno giù, ritrovo altezza con la gamba e poi piano piano passo col peso in avanti, se fosse troppo appoggiate pure le ginocchia. Vado in chaturanga con il piede sollevato, con la gamba sollevata e poi Urdhva Mukha, inspiro e Adho Mukha, torno indietro. Mi rilasso per quanto possibile in Adho Mukha. Se è una posizione che ancora non ci rilassa, andiamo in Balasana invece a riposare. Quindi seduti sui talloni, a terra. Riprendiamo fiato, inspiro dal naso, espiro dalla bocca. Ancora due in. Ancora in. E il piede destro viene un pochino al centro, sollevo la gamba sinistra, apro l'anca e faccio cadere il tallone, tre respiri qua. Il collo è morbido. E poi torno, la gamba va a stendersi, il piede sinistro vicino alla mano destra, giro il tallone destro e apro verso l'alto. Inspiro e torno, la gamba viene verso l'alto, in, es, peso in avanti e giù, e poi Urdhva Mukha e Adho Mukha, bene. Ok, qualche respiro qua. Anche qui possiamo sospirare dalla bocca, in. E guardiamo le mani, inspiro ed espiro, cammino con i piedi verso le mani fino a trovarmi, devo sistemare come sempre il microfono, in Uttanasana. Rimaniamo un secondo qui, facciamo dei no con la testa. E poi mani sulle cosce, inspiro, allungo la colonna, allungo le gambe. Espiro, torno giù. Fletto anche le ginocchia se ho bisogno. E poi inspiro, espiro. E inspiro, salgo verso l'alto, una vertebra dopo l'altra, su le braccia. Ed espiro giù le braccia e mani in Anjali Mudra, Samastiti. Rimanete qui ad ascoltarvi un secondo. Sentite il cuore contro i pollici. Cercate di riempire di significato questo gesto. State come concentrando nel punto del vostro cuore, le vostre energie. Sentite la colonna lunga verso l'alto, i piedi radicati e questo cuore che batte contro i pollici, contro le vostre mani. Ora che abbiamo trovato il nostro radicamento, la nostra ancora nel cuore, nei battiti del cuore, andiamo a inspirare e espirando giù le braccia. Inspiro su, guardo le mani che si uniscono e espiro, fletto le ginocchia, addome sulle cosce. Inspiro, allungo la schiena e allungo le gambe. Espiro, mani ai lati dei piedi, un passo dopo l'altro andiamo indietro e andiamo nel nostro cane a faccia in giù. Possiamo anche qui, ricordate, tenerci larghi quanto vogliamo. Qualche respiro qua. Facciamo dei no con la testa e dei sì con la testa. E
poi di nuovo il piede sinistro leggermente al centro, sollevo la gamba destra e apro l'anca, 3 respiri. Apriamo, apriamo al massimo, non importa qua, anche se la spalla destra si apre leggermente. Bene. E da qua vogliamo piano piano aprire ancora di più e fermarci qua, oppure, se accessibile, lasciare che il piede trovi terra, l'altra gamba gira e noi apriamo il cuore. Possiamo anche solo rimanere qua o aprire ancora di più, verso il basso quasi. E inspiro, torno, il piede si raddrizza, sollevo il ginocchio, un secondo rimango qui come quando avevamo il ginocchio a terra e poi afferro l'alluce, porto in avanti il piede. Sistemo di modo che i piedi siano su 2 binari, le mani bene in appoggio, sui polpastrelli o appoggiate a terra. Stiamo qui un secondo, respiriamo. Qui stiamo lavorando sulle anche, oscilliamo a destra e a sinistra. Bene. E poi andiamo a lasciare solamente la mano sinistra vicino al piede e ci apriamo in un twist sulla destra. Rimaniamo qua un secondo, respiriamo. Magari questo braccio può anche scendere per farci sentire ancora maggiore apertura, se no rimane su. Collo morbido come sempre. E poi di nuovo mani vicino al piede. Questa volta plank, inspiro, espiro, gomiti a livello delle spalle e poi mi apro, inspiro, espiro, cane a faccia in giù. Inspiro dal naso, espiro, butto fuori. Ancora. Ok, ancora l'uno. Questa volta il piede destro si avvicina al centro, sollevo e apro con la sinistra, apro bene l'anca, rimango qua, mi sposto un po', sennò uccido la pianta, voi rimanete lì. Ok. E piano piano il viaggio del piede continua verso terra. Ok. E ci apriamo. Bene, da qui torno, vado piano piano forti nel centro a sollevare, afferro l'alluce e andiamo piano piano a portarci con il piede in avanti. Ok, sistemiamo, piedi fra 2 binari, su 2 binari. Ok, e andiamo a oscillare qua. Sentiamo il bacino che vuole sprofondare. Possiamo anche stare sui polpastrelli o prendere 2 blocchi per alzare un po' il pavimento. Collo rilassato, esploro la posizione come sempre. Io vi do le indicazioni, ma poi è la vostra danza questa. E poi la mano destra rimane a terra e ci solleviamo con la sinistra. Qualche respiro qua. Torno, il piede va un pochino al centro, mani ai lati e vado nella plank, inspiro, espiro, scendo, inspiro, apro, espiro, cane a faccia in giù. Qualche respiro qua. Esta alla bocca. Inspiro, facciamo anche dei no e dei sì con la testa, esta. Ancora uno, in, ed essa. Inspiro, guardo le mani, espiro, cammino con i piedi verso le mani e mi trovo in Uttanasana. Ok. E inspiro, rimango qui un secondo, espiro. Ok, inspiro, apro Ardha Uttanasana, apro bene il petto, stendo le gambe. Maledetto microfono. Espiro, scendo giù. Ok. E poi andiamo su, una vertebra dopo l'altra, sulle braccia, in ed è
scendo e Samastiti, mani in angeli mudra, sentiamo il cuore battere, i piedi radicati. E ritrovato il nostro centro, inspiro ed espiro giù le braccia, apriamo bene il cuore, inspiro su, lascio che i palmi si bacino, espiro, scendo, Uttanasana. Inspiro, apro, espiro, appoggio le mani e vado indietro con il piede destro, lontano, lontano. Appoggio il ginocchio, appoggio il dorso del piede, mani sul ginocchio, apro verso l'alto. Inspiro su le braccia, espiro giù in un pugno, inspiro, apro leggermente, espiro, semplicemente mi lascio abbandonare in avanti, inspiro e apro il cuore, espiro, abbandono, e per l'ultima volta inspiro, espiro, bene. La mano destra si va a appoggiare accanto al piede sinistro. Inspiro, mi apro anche qui in una torsione. Sollevo adesso il piede destro e vado a vedere se lo riesco a raggiungere. Se non riesco, rimango qua. Se riesco a raggiungerlo, vado piano piano a prenderlo. E qua vado sui polpastrelli della mano destra e mi apro. Stiamo semplicemente qua. Quando inspiro apro, quando espiro mi abbandono e provo a leggermente portare il piede verso di me. Inspiro e apro, espiro e abbandono. E ancora inspiro, espiro. Qui può essere un buon momento per usare una cinghia, se ce l'avete, di modo che teniate il piede con la cinghia. Se no rimanete davvero solo qua, anche questo lavoro è utile. E andate a fare questo. Ok, inspiro, espiro. Lo facciamo ancora due volte. Inspiro, espiro, e inspiro, espiro. Appoggio il piede dietro, inspiro, espiro di nuovo, mani ai lati, destro e sinistro del piede sinistro, stacco il ginocchio e vado nella planca. Inspiro, appoggio le ginocchia, espiro, appoggio il petto, appoggio il mento, inspiro, cobra, espiro, cane a faccia in giù. Inspiro, sollevo la gamba destra, espiro, piede destro fra le mani, appoggio giù il ginocchio sinistro, il dorso del piede sinistro, inspiro, mi apro, espiro, scendo, mani ai lati del piede, punto, stacco, inspiro, espiro, Uttanasana, inspiro, Ardha Uttanasana, espiro, scendo, inspiro, salgo una vertebra dopo l'altra, su le braccia, espiro, Samastiti. Subito ripetiamo dall'altra parte, quindi inspiro su, espiro, scendo, Uttanasana, inspiro, apro, Ardha Uttanasana, espiro, scendo, questa volta il piede sinistro va indietro, ginocchio, dorso del piede, mani sulle ginocchia, porto su, inspiro sulle braccia, espiro, pugno dietro la schiena, gluteo attivo, sosteniamo la lombare, inspiro, apro il petto, espiro, chiudo leggermente, inspiro, apro, espiro, chiudo, inspiro, apro, espiro, chiudo. E andiamo a terra con la mano sinistra, con la destra ci apriamo e poi andiamo a prendere o a cercare di prendere il piede. Andiamo sui polpastrelli, inspiro, semplicemente apro, espiro, provo ad avvicinare e chiudo. Piccolo, inspiro e apro.
Espiro e chiudo. Inspiro e apro. Espiro e chiudo. Ancora tre, inspiro. Espiro. E due, inspiro. Espiro, collo morbido. E l'ultimo, andiamo. E torniamo. Lasciamo andare mani ai lati dei piedi. Inspiro, espiro, plank. Inspiro, ginocchia a terra. Espiro, petto e mento. Inspiro, cobra. Espiro, vado indietro, cane a faccia in giù. Inspiro, su la gamba sinistra. Espiro, piede sinistro fra le mani, giù il ginocchio, giù il dorso del piede. Inspiro, apro. Espiro, mani ai lati dei piedi. Inspiro, stacco. Espiro, uttanasana. Inspiro, ardha uttanasana. Espiro, chiudo. Inspiro, torno su, sulle braccia. Espiro. Samastiti, sentite il battito del cuore. Qualche respiro qua. Inspiro. Espiro. Tadasana. Inspiro. Espiro, lascio andare la testa. E poi una vertebra dopo l'altra, flettendo le ginocchia. Mi lascio cadere verso il basso, comincio a rilassare ogni cosa. Appoggio le mani a terra e pigramente appoggio un ginocchio e appoggio l'altro. E vado in balasana. Le braccia vengono vicino alle cosce. Lasciamo cadere in avanti le spalle. Lasciamoci andare verso il basso. Sentiamo il corpo che ha lavorato. Cominciamo a sentire di lasciare andare verso il basso, verso la terra, le tensioni. Sentiamo il peso del corpo, delle ossa, dei muscoli. Sentiamo i vestiti sulla pelle. Srotoliamo la colonna verso l'alto e andiamo in Sukhasana con le gambe incrociate qua, oppure anche con un tallone davanti all'altro, davanti al pube. Inspiro e apro leggermente il cuore e da lì, espirando, proviamo ad andare a portarci leggermente in avanti. Possiamo fermarci in qualunque momento, anche qua se sentiamo. I glutei stanno a terra. Appoggiamo gli avambracci se possiamo. Se riusciamo, possiamo anche andare fino a giù, ma rimanete anche qui. Magari appoggiate i gomiti, appoggiate la fronte. Rilassatevi qua un secondo. Andiamo su verso l'alto, appoggiamo i piedi a terra, un pochino distanti da noi. Andiamo a inspirare, allunghiamo la colonna, magari scostiamo anche un pochino i glutei per sentire bene l'appoggio degli ischi a terra e da lì troviamo spazio in avanti per abbandonarci. Magari oggi siamo caldi, possiamo provare a stendere le gambe. Vedere se da qua innanzitutto riusciamo a tenere una posizione dritta e poi magari se riusciamo a scendere, a rilassare, a trovare un punto qua in cui possiamo rilassarci, se no lasciamo che le ginocchia si flettano e riposiamo lì. Stiamo qua un secondo, sentiamo come se il sacro volesse andare verso l'alto, se la gabbia toracica si volesse spostare in avanti e trovare spazio. Spalle rilassate. Bene.
ancora qualche respiro. E poi torniamo su. Quattro respiri qua, tenendo le gambe così attive che quasi si staccano i talloni. La schiena attiva, l'addome attivo. Rilassiamo. Ok, andiamo ad appoggiare la schiena a terra. I piedi bene in appoggio. Le dita che scorrono verso il basso. E cominciamo ad andare una vertebra dopo l'altra, a portare i glutei verso l'alto, in un mezzo ponte. Sentiamo anche qui il cuore che vuole trovare spazio, magari avviciniamo fra loro le braccia, quasi a voler creare un pugno e magari riusciamo anche a crearlo con le mani sotto la schiena. E stiamo qua ad aprire. Possiamo rimanere qua se ce la sentiamo, avvicinare un po' i piedi e magari addirittura sfiorare con le mani le caviglie o addirittura afferrarle. Qualunque punto va bene, le ginocchia non si aprono all'esterno. Ancora qualche respiro qua. Non girate il collo in questa posizione, rimanete. Sentite il cuore che si apre, il respiro nella parte anteriore dei polmoni. E poi inspiriamo ed espiriamo, cerchiamo di scendere. Prima lasciamo aprirsi di nuovo le scapole, poi scendiamo col resto del corpo. Non andiamo subito ad afferrare le gambe al petto, rimaniamo un secondo qui. Diamo il tempo alla colonna di riassestarsi, di ritrovare spazio. Mani sulla pancia, sentiamo il respiro. Bene. E adesso sì che afferriamo le gambe al petto, le accompagniamo vicine, facciamo una pallina, oscilliamo a destra e sinistra. Cominciamo a notare gli effetti della lezione sul corpo. E andiamo ad appoggiare i piedi a terra, uno e poi l'altro. Andiamo ad aprire le braccia. E andiamo a intrecciare la gamba destra sulla sinistra e a portare entrambe le gambe verso destra. Non dobbiamo arrivare fino a terra, le spalle non si staccano. Dobbiamo sentire l'allungamento del fianco, la leggera torsione a livello della colonna. Quattro respiri qua. Torniamo al centro, piano piano, riappoggiamo i piedi, risistemiamo il bacino in allineamento, testa, petto, bacino, sono sulla stessa linea. E adesso è la gamba sinistra che si intreccia sulla destra e portiamo entrambe le gambe verso sinistra. Le spalle rimangono attaccate, non devo arrivare fino a terra. Possiamo anche dolcemente appoggiare la mano sinistra sul fianco, a cercare di sentire la gabbia toracica che si espande. Oppure se ci dà instabilità, torniamo con le mani in appoggio. Torniamo al centro piano piano, di nuovo riallineiamo e andiamo in Shavasana,
Le gambe si stendono, i piedi si aprono, abbandonandosi all'esterno. Il palmo della mano guarda verso l'alto, le spalle sono rilassate. Il corpo si abbandona. Sentiamo come all'inizio i punti in cui il corpo tocca terra e affidiamo a quei punti tutto il nostro peso. Scarichiamolo alla terra. Siamo pesanti, sprofondiamo a terra di qualche centimetro. Sentiamo i vestiti sulla pelle, la sensazione che ci danno. Sentiamo il respiro. Sentiamolo nella pancia che si alza e si abbassa ritmicamente. Sentiamolo nella gabbia toracica che si espande, prende spazio, crea spazio. Sentiamolo a livello delle narici, dove l'aria entra fresca ed esce un po' più calda. E infine, forse, il corpo è così calmo. La mente è così in pace che riuscite a sentire il cuore che batte, le vibrazioni del cuore. Provate a sentirle al centro del petto. E ritmate il vostro respiro a quel suono. Lo accordate, per esempio inspirate per 3 battiti ed espirate per 3 battiti. O per 5, o per 8, o per 1, in base a come vi sentite. Piano piano lasciate andare quest'ancora del battito del cuore. Tornate al respiro. Tornate a sentire il vostro respiro, il suono che genera. E tornate alle sensazioni del corpo. Le prime sono proprio l'addome e la gabbia toracica che si muovono col respiro e poi il peso del corpo scaricato a terra, i vestiti sulla pelle, caldo o freddo, morbido o teso. E cominciate a fare dei minuscoli movimenti
non per muovermi di più, ma per sentirmi di più. Come se doveste studiare le vostre articolazioni, il vostro corpo. E sempre studiandovi, muovetevi fino ad arrivare in posizione fetale sul fianco. E con l'aiuto delle mani seduti nella posizione che preferite. Può essere a gambe incrociate, può essere seduti sui talloni. Gli occhi sono ancora chiusi. Le mani si appoggiano in grembo, la sinistra nella destra, i pollici a contatto. Provate a sentire la colonna lunga verso l'alto, lo sterno leggermente orientato verso il cielo. Notate come state. Portate le mani al cuore in Anjali Mudra e ringraziatevi per questo momento che vi siete dedicate, per questa lezione intensa che avete portato a termine. Con questo senso di gratitudine verso il vostro corpo andiamo a fare 3 respiri insieme, inspirando dal naso ed espirando dalla bocca. Inspiro, apro le mani verso il cielo. Espiro, torno in Anjali Mudra. Inspiro. Espiro. Ogni volta come ritrovare un centro a livello del cuore. Inspiro, apro, trovo spazio. Espiro, concentro le energie nel cuore. E quando siamo pronti, apriamo gli occhi. Grazie. Grazie per essere stati qui con me, spero che la lezione vi sia piaciuta, era intensa, lo so, però è interessante anche trovare una misura, un modo per fare le posizioni che rispetto il nostro corpo, è un po' la vostra esplorazione, il vostro viaggio. Come vi ho detto durante la pratica, io vi indico un modello di movimento, ma poi è la vostra danza, quindi quando si apre, si cerca un modo per aprire in quella posizione o in una posizione simile, in quella che sentite giusta, che il vostro corpo sente giusta, e piano piano troverete lo spazio per fare cose più impegnative o le cose meglio di come le faccio io, e troverete insomma il vostro spazio. Grazie per questo percorso, come sempre se avete voglia di sostenermi iscrivetevi al canale cliccando il bottone iscriviti e la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video. Buona giornata.